Bene ragazzi, qui di noi andiamo avanti con Amnesia. Come avete appena potuto vedere, ho messo il pollo attaccato alla corda. Ah, giusto. Come osservate nella telecamerina in alto a sinistra sono molto più buio. Mi avete detto di spegnere la luce e io faccio così, però per far vedere la mia faccia, ovviamente la lampada la devo tenere accesa. Comunque ho messo lì il pollo e ora facciamo scendere questo. Vediamo un po'. Vediamo cosa accade. No, no, no. Ok, vieni qua, t'ho preso. Ma che cos'è? No, 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 no. Oh, ok. Ridammi il mio pollo. Ho fame. Non l'ho fatto per... Ah, aspetta, questo si può... Resti. L'osso ricoperto di muco. Ma che bella cosa. Ora sono curioso di vedere poi a cosa mi serviranno i resti. Poi vabbè, poi comunque vedremo. Grazie per avermelo scritto nei commenti. Beh, me l'ero data già io da solo riguardando la parte scorsa, perché ogni volta che le faccio poi le ricontrollo, però durante il primo gameplay no. Quindi comunque grazie per avermi avvertito nei commenti. Se vedete che mi scordo delle cose ditemelo subito. Anche se non ho visto quella bottiglia d'olio, se vi ricordate. Vabbè, quella lì ormai è persa, ragazzi. Non torno così tanto indietro. Mio Dio, quando parla. Non torno così tanto indietro per una bottiglia d'olio. Dai, tanto non ci cambia niente. Al massimo avrò un po' più di paura. Questi qua si possono farci un... No. Ok, questa stanza cosa c'è? Coltelli, attrezzi per torture e un armadio. Pezzo di sfera, aspetta, prima controllo. Questo aziona. Vediamo un po'. No, non voglio andare avanti. Abbiamo 6 pezzi di sfera. 6 pezzi di sfera già fatta, cioè già raccolti. No, silenzio. Ok, io salgo. Salire è sempre la scelta giusta. In teoria potrei forse andare a crearla già la sfera, cioè a mettere insieme le parti, però vabbè, che se ne frega. Andiamo a vedere che c'è qua. Alexander, che ci fai lì? Va bene, si può? Si può? Non ci siete qua per mangiarmi vivo, no? Ok, meno male. Oddio! Quanto tempo! Qua! Che c'è? Il... la crasha! Madonna, questo libro mi è mancato. Quasi canestro. Oh, non ci riesco. Ecco, scivola per le scale come... se fossi su uno scivolo fatto di scale. Non fa una piega. Bravissimo, continua. Sta ancora scendendo. Ok, non ha smesso. Buongiorno, questo è uno studio molto privato, vero? Ok, no, cos'è sto rumore? Sento costantemente, sono gli scarafaggi che ho costantemente in faccia. Dorothy, mio Dio, quanto tempo. Dito, mi sei mancato, Dito, che bello. Ok. Allora, abbiamo... Questo non lo voglio sapere, prima controllo i cassetti. Nota. Mi ero immaginato che le reazioni che avrò avuto dalle vittime sarebbero state individuali. Per fortuna non è così. Gli umani hanno tutti un approccio molto simile verso il dolore fisico e il terrore della previsione. Non posso sottolineare abbastanza l'importanza del trattenere le vittime prima di procedere. Anche la creatura più timida può esplodere in attacchi di violenza in cui la forza supera il coraggio. Se c'è la giusta attenzione nel violare la vittima, ciò non dovrebbe essere un problema, ma ostacolerà anche l'effetto che cerco. Quindi le fasi giuste da seguire sono: trattenere la vittima quando è ancora stordita, procedere presentando il tipo di tortura che stai per iniziare e poi continuare con l'azione in corsa. Il punto della presentazione è infondere terrore. La mente umana è estremamente efficiente perché si innescherà un meccanismo di paura maggiore semplicemente immaginandola. Mentre si provoca dolore, assicurati di evitare danni massivi poiché risulterà più efficiente se il processo può essere prolungato. Inoltre provoca il dolore a dosi, se possibile con pause per far calmare il corpo. Se stai frustrando tagliando la vittima, colpisci una volta, aspetta che il dolore si attenui e colpisci di nuovo. Fin quando il corpo soffre continuerà a produrre vite e riempire il sangue con le sue proprietà. Solo con un'attenta esecuzione la vittima renderà il massimo effetto. Se la vittima non si comporta come ci si aspetta è probabile che rovinerà tutto. Prima che questo accada dagli la bevanda, quindi amnesia, boh, e riprova in seguito. Ok,
Dorothy, hai sentito? Sentito, ho sentito, sono scioccata. Per farmi passare lo shock, devo stare per forza accanto a mia cugina, quella verde. Mettimi da lei. Va bene, ok. Stai con lei, vai. Ok. State insieme voi. Cos'è sta a fare? Cos'è quella a fare lì? Ok, un libro. Vai. Poi qua basta. Olio. Ok. Ancora qua e poi ci tocca prendere quell'affare lì. Ah, aspetta, c'è un flashback. Sei tu, amore mio, che mi manchi di più o forse sono io? So cosa sono diventato, non sono cieco. Sono un mostro per loro, un sultano demoniaco appollaiato sulla cima di una montagna oscura. Posso fare per ben poco per redimermi. L'aquila nera mi teme. Dopo la sconfitta di Napoleone è solo una questione di tempo prima di chiedere la mia testa su un vassoio. Devo andare via da questa terra, questa volta deve funzionare. Se non posso tornare a casa adesso, devo morire. Ok. Là. Ok, vediamo cos'è. Corda. Non so cosa mi serva. Però prendiamola e andiamocene. Qua abbiamo fatto tutto, no? Ok, la corda mi serve a... Ma quanti oggetti abbiamo? Una robusta corda fatta di canapa. E io ovviamente la unisco con il veleno. Non posso. Mi sembra anche abbastanza ovvio. Abbiamo finito l'olio quasi. Ok. Possiamo andarcene. Libro, dove sei? Eccoti. Beh, io mi hai fatta di strada. Andiamocene insieme. Wow, 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 wow. Non fare casino, per favore. Ok. Dov'è la porta di... Questa. Diamocene questo. No, non c'era un mostro una volta qua. Boh, mi sta inquietando sta cosa. Diamocene. Ora possiamo forse andare a creare la sfera. Il liquido spesso si diffuse sulla sua lingua. Lo inghiottì in modo smodato per consumare fino all'ultima goccia. Guardò attraverso la finestra la foresta estesa al sole del mattino. Finirà mai tutto questo? Pensò. Ragazzi, questa sera a leggere con quest'aria spettrale che ho in faccia. Ho una corda, eh! Agrippa! Agrippa! Non lo so! Non lo so! Parli un sacco, a volte dai fastidio! Ma scusa, non ho capito come... Non ho capito come faccio una cosa! Allora, io posso salvare Agrippa... Vuole un tonico specifico. Il tonico era fatto da... No, non questa. Cos'è sta roba? Boh. No, questo! In caso di... Dov'è quello? Dov'è quello del tonico? Vabbè, scusa ma, no, scusa ma non trovo più da fare. Per il tonico potrei unire questa con l'osso. Sono molto delicato. Ma cosa sta dicendo? Allora metto questo qua e questo con la lanterna. Vabbè, scusa Grippa, ma io devo anche finirlo questo gioco a un certo punto. Scusami, sei stato un mio amico, ma ora è finita. Non parlare mentre ti sto abbandonando. Mi fai sentire in colpa. Mi fai sentire in colpa, basta. Ok, corsa, 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 corsa. Testata! Vai, 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 vai. Presbiterio. Tagliare attentamente l'uomo lo fece. Basta, è sempre la stessa frase. Madonna, basta. 10 minuti e poco più. Almeno. Qua, poi con nei taglietti causa malfunzionamenti di fraps e almeno. Tranquilli. Ok. C'è. Piano. Piano. No, 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 no. Ha detto she knows. Lei sa. Di che sta parlando? No, ma porca. Non potevo far niente. È una presa per il culo, vero? Ah, Zen trascorse tutta l'estate a letto. Lui le leggeva qualcosa dopo aver aiutato suo padre al lavoro. Per lui era come scherazade. E fin quando... No. Oh, no, è in prigione. Perché è in prigione?
Non avete una prigione voi. Ma perché mi mettete... Però, ma perché mi mettete in prigione? Come compagno di cella almeno c'ho uno simpatico. Ah, non c'ho nessuno. Secchio, mi stai parlando? I hold no grudge against you, Dangle. We are so very much the same, you and I. Non è vero. No, ma la sto giocando. It does explain so much of your behavior. You never did finish what you set out to do. You talked about redemption, how you would face the orb's shadow and save our work and me. I will grant you another chance to redeem yourself. Fammi fare solo quello che voglio fare e siamo d'accordo. Thank you. Ma non ho detto niente, cosa mi dici grazie? Allora, la porta della cella è bloccata, trova un'altra strada. Ok, bella ragazzi, quindi ci vediamo nella prossima parte di Amnesia. Lasciate un mi piace, un commento, diventate fan sulla fanpage e iscrivetevi qua su YouTube. Bella ragazzi, quindi ciao!